È partita sabato l'iniziativa Io mi affido, organizzata dal centro commerciale I Gilli in collaborazione con la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci. La manifestazione, che accompagna i visitatori del centro commerciale per tutto il mese con varie iniziative, ha tra gli obiettivi quello di trovare delle famiglie affidatarie che possano occuparsi per un anno di uno dei cuccioli che alla fine del periodo indicato verranno restituiti alla scuola e addestrati a diventare cani guida. Gli affidatari riceveranno per questo gesto una Gilli Gift Card. La manifestazione ha come testimonial Maria Luisa Cocozza, giornalista TG5, curatrice della rubrica L'Arca di Noè e autrice del libro Un cane in famiglia. Nel corso del mese ci saranno laboratori per bambini, dimostrazioni con i cani guida, in modo da valorizzare la loro utilità sociale e occasioni per conoscere i corretti comportamenti da tenere, sia da parte dei padroni che dei cani. Il cane, prima di tutto, appunto, deve essere educato e socializzato stando in una famiglia, e per questo ci vuole circa un anno, quindi da quando ha 2 mesi sta in una famiglia fino all'anno, ai 14-15 mesi. Poi rientra da noi e fa 6 mesi di addestramento, quindi complessivamente ci vuole circa fra l'anno e mezzo e 2 anni. Abbiamo allestito delle aree cane all'esterno del centro commerciale, utili per lo sgambamento, per una sosta con il cane che può essere liberato dal guinzaglio, la museruola, eccetera. Mentre nel centro commerciale ovviamente vanno osservati quei comportamenti base. Abbiamo visto che oltre la maggior parte dei clienti ovviamente adotta dei comportamenti virtuosi e ha capito quelli che sono il perfetto uso e comportamento con il proprio cane nel centro commerciale. Altri magari hanno ancora bisogno di avere alcune nozioni particolari, più che altro essere informati di quelli che sono i corretti usi e comportamenti. Quindi abbiamo deciso di fare delle micropillole in diretta sui canali social del centro commerciale, dove vedere cosa si può fare e cosa non si può fare con il proprio cane, quali sono gli usi corretti, quali norme regolamentari si devono seguire.